A questo punto io, vista anche l'ora, parlo per metafore e immagini, no? In modo che così. E inizio subito con un'immagine che propongo, che la citava prima Franco Gallo, quella dell'articolo 5. Teniamolo all'inizio, come nei film, e poi dopo nella scena finale lo riprendiamo. Allora, la Repubblica adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e al decentramento. Teniamolo come immagine. Perché a mio avviso questa economia di guerra, di cui si è parlato più volte, ha fatto delle vittime illustri e continua a fare delle vittime illustri, che io identifico e uso termini forti, ma credo che siano adeguati. Uno nella larvata, mascherata destituzione della democrazia locale. Questo è il primo punto. Il secondo, un'altrettanto silenziosa, lo accennava Stelio, smantellamento dello Stato sociale che sta avvenendo attraverso questo improprio ruolo di coordinamento della finanza pubblica che è esercitato dallo Stato. Cioè, questo è lo scenario che noi abbiamo di fronte e cerco di riepilogarlo proprio a grandi linee. E noi abbiamo avuto, se guardiamo la storia dell'autonomia finanziaria locale, è una storia paradossale e contraddittoria. Paradossale, il massimo dell'autonomia locale, del municipalismo fiscale, noi ce l'abbiamo nel 1931, che parte col testo unico del 31, in epoca fascista addirittura. Avevamo la fiscalità municipale forte come non mai e non c'era l'autonomia politica, paradossalmente, no? Poi viene restituita subito con la Costituzione, l'Assemblea Costituente immediatamente ricomposta. Ma poi dopo nel 1973 c'è una riforma che spazza via il municipalismo fiscale, di fatto in cambio dell'istituzione delle regioni viene spazzato via il municipalismo, ricentralizzando tutto, e in quel meccanismo che si crea di representation without taxation, di fatto, c'è un aumento della spesa pubblica locale a cui occorre continuamente porre rimedio, no? E il sistema va avanti per tanti anni dentro questo schema di deresponsabilizzazione locale. C'è qualche progresso, mano a mano che la situazione diventa insostenibile, poi si innestano due grandi direttrici di riforma. La prima è quella della legge la riforma Bassanini, decentramento amministrativo, che ha ancora una sua logica lineare, tutto sommato lineare. La seconda è quella della riforma del 2001, che a mio avviso aveva, oltre a degli errori veri e propri che c'erano dentro, un decentramento improprio di alcune materie, aveva un errore fondamentale, cioè la mancanza del Senato federale. Cioè mancava il luogo di la condizione di gestibilità del sistema. Un decentramento legislativo di quel tipo è incompatibile con la gestione nel sistema delle conferenze. Cioè lì è mancata proprio un meccanismo istituzionale che avrebbe permesso la gestibilità. Ma questa gestibilità è stata surrogata, questa mancanza di gestibilità del sistema della riforma del titolo V è stata surrogata da un improprio, a mio avviso, ruolo che non è riuscito a colmare i deficit del sistema, ruolo di coordinamento dello Stato centrale. Cioè il coordinamento dello Stato centrale ha tentato di supplire a quello che nasceva in termini di policentrismo anarchico che si era verificato all'interno del sistema. Con la crisi cosa succede? Ecco, io credo che la crisi, veramente non possiamo parlare di economia di guerra, io preferisco dire un'altra cosa, cioè la crisi ha avuto una reazione in Italia che ha portato non a un processo di accentramento che poco tanto c'è stato in tutti i sistemi, in Italia ha portato all'alterazione dei principi fondamentali del federalismo e del federalismo fiscale. Cioè questo è stato quello che è avvenuto nella crisi, un'alterazione concettuale dei sistemi. La crisi arriva a ridosso della legge 42 del 2009, che, come diceva Franco Gallo, era una buona legge, perlomeno nella direzione che indicava. Giustamente Fiorillo ricordava prima, per esempio a livello locale viene prevista questa cosa che poi si è persa, cioè della simmetria fra le spese fondamentali e i livelli essenziali implicati nelle spese fondamentali e i tributi, distinti dal modo di finanziamento delle spese non fondamentali che non hanno dentro i livelli essenziali.
Questa è una coordinata concettuale decisiva, decisiva anche per l'attuazione del principio di uguaglianza, decisiva per lo Stato sociale, no? Ecco, questo quadro della legge 42 viene immediatamente travolto a livello del sistema locale dalla crisi. E il decreto legge 201 del 2011, il Salva Italia, compie un'operazione che da un certo punto di vista è pienamente legittima. Bisogna non andare a gravare i redditi da lavoro o di impresa con nuove tasse e aumentare l'imposizione immobiliare. Recuperare al grande assente che c'era nello schema concettuale della legge 42 e nel decreto 23 del 2011, che era l'imposizione sulla prima casa, e giustamente viene ristabilita lì dentro. Ma c'è un errore che è, secondo me, madornale, cioè che è determinante poi nell'effetto domino, che per cui non si riesce più a recuperare negli sviluppi successivi. Cioè istituisce per una compartecipazione statale su un tributo locale. Cioè l'IMU sulle seconde case va allo Stato. Questo, a mio avviso, è contrario all'articolo 119, che parla di compartecipazioni comunali, regionali, sui tributi statali, erariali, non viceversa. Viceversa non c'è nell'articolo 119. Ma soprattutto è l'alterazione del principio. Cioè, se da un lato ristabiliva il principio vedo pago voto perché c'era l'imposizione della prima casa, dall'altro lo travolgeva completamente, perché una grossa fetta del gettito, anzi diciamo la maggior parte del gettito, tutto gettito aggiuntivo, non andava ai comuni ma andava allo Stato. Quindi il comune diventa una specie di esattore statale in un'imposta che continua a chiamarsi però municipale. Allora, questo è stato il cortocircuito del federalismo fiscale, che ha alterato un principio, il principio della contabilità. Cioè non può continuare a chiamarsi municipale un'imposta in cui la maggior parte del gettito, perché non c'è solo l'IMU sulle seconde case, c'era il taglio compensativo dell'IMU prime case che i comuni non hanno visto, no? Poi c'era tutta una serie di altri tagli, alla fine avevi meno gettito della vecchia ICI, nonostante l'imposta fosse raddoppiata o triplicata. Cortocircuito, perché l'elettore ha visto l'imposta che si chiamava municipale raddoppiata o triplicata, ma i servizi no, diminuivano perché c'erano meno risorse. Questo è un cortocircuito concettuale che è avvenuto. Poteva essere una cosa limitata a un certo periodo, al periodo della gestione della crisi, e invece è diventata stabile. Questo errore è diventato stabile. Questo è stato un errore decisivo e che ha creato un'alterazione, io dico, della democrazia locale. Perché Tocqueville, la democrazia inizia con la pubblicazione del bilancio sulla casa comunale. Se tu mi alteri questo principio, alteri il principio democratico della responsabilità. Hai creato una responsabilità distorta a livello comunale e una responsabilità distorta a livello statale, perché si perde la tracciabilità del tributo. Quali servizi finanzia lo Stato con la parte di tributo locale che è dentro l'imposta municipale? No? Questo è il punto che determina il cortocircuito, a mio avviso, nel sistema. Altro cortocircuito del sistema, i LEA non vengono, e i LIVEAS, cioè i livelli essenziali. Giustamente Stelio ricordava, questo è stato gravissimo, la mancata determinazione dei LEA ha alterato concettualmente il sistema. Tant'è che la Corte giustifica in quella sentenza sul fondo, la ricostituzione del fondo per il trasporto pubblico locale, lo giustifica dicendo mancano i LEA. Mancando i LEA si giustifica che lo Stato si riprenda centralmente la cosa, perché se non si riesce a garantire l'uguaglianza altrimenti. Quindi l'omissione statale giustifica il fatto che lo Stato se la ripigli, capite? Cioè questo è il cortocircuito concettuale. E questa mancata determinazione dei LEA pesa come un gigante sullo smantellamento dello Stato sociale. Perché lo Stato può tagliare risorse dicendo al buio, facendolo al buio, senza prendersi la responsabilità, che chiama tema responsabilità, di dire bisogna ridurre i LEA. Invece taglia risorse al buio, può tagliare risorse al buio così, capite? Arrangiati comune, se devi chiudere gli asili nido è affari tuoi, te la vedi tu con gli elettori. Io non ti do i soldi su qui, perché non c'è la quantificazione di quanto serve per garantire i LEA negli asili nido, no? Questo è il cortocircuito concettuale, a mio avviso, che si viene a creare. Oltre a questo punto, dentro questa serie di cortocircuiti concettuali,
Il leggiatore statale diventa una specie di apprendista stregone, come nel film di Walt Disney. Topolino che non riesce più a governare l'acqua che ha messo in moto e l'acqua lo travolge. E lo stesso avviene qua. L'IMU viene cambiata 4 volte in 2 anni nella sua struttura fondamentale. Nel giro di 2 anni sull'IMU abbiamo 10 decreti legge che cambiano aspetti di contorno. Prima viene tolta un pezzo di IMU, la prima rata, poi c'è l'IMU sugli imbullonati, poi c'è l'IMU sugli agricoli. Cioè 10 decreti legge in 2 anni, no? Questo è contrario a qualsiasi esigenza. Hamilton diceva che la finanza locale deve essere stabile, è un principio cardine, anche la stabilità, perché ti permette la programmazione. Se tu me la cambi 10 volte in 2 anni, come fa un comune a programmare? Quello che salta, e qui è, poi è stata la spesa di investimento, perché se tu non riesci a programmare, il 75% della spesa di investimento italiana è a livello decentrato, è saltata la spesa di investimento. I comuni si sono trovati a dire puoi approvare il bilancio preventivo il 15 novembre. No, quando era? L'anno scorso? 2013. 2013. 15 novembre la data di approvazione del bilancio preventivo. Il fondo di riequilibrio quest'anno, ancora il decreto che dice quante risorse deve avere il comune, il decreto, il DPCM, ancora non è uscito e siamo a settembre. L'anno scorso è uscito a dicembre, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di gennaio dell'anno dopo, il decreto che stabilisce le risorse del fondo di riequilibrio. Ce lo danno in uscita questi giorni. No? Danno in uscita questi giorni. Cioè, forse a metà settembre arriva, capite? Ma questo fa saltare la democrazia locale. No, e tu non hai la stabilità. Hamilton, cioè, la stabilità. I comuni tedeschi hanno in Costituzione le basi imponibili che gli spettano. Sono garantiti costituzionalmente sulla stabilità dei gettiti. E da noi invece 4 volte in 2 anni, perché poi dopo è successo che nella legge di stabilità 2013 cosa succede? Sì, appunto, c'è lo scambio, ti lascio l'IMU sulle seconde case, il fondo diventa orizzontale e mi prendo l'IMU sui capannoni. Ma anche qui qual è l'errore fondamentale? Che la COPAF l'aveva detto in una relazione fatta per il governo, la COPAF aveva detto deve diventare imposta statale. Se tu Stato hai bisogno di risorse, te la chiami, adesso permettetemi il termine, sovraimposta statale sugli immobili produttivi, sui capannoni, la chiami sovraimposta statale, la parte, e sei tu che vai a mettere la cartella, non la fai a mettere al comune, e ti raccorderai con le banche dati, no? Se non hai i dati, ti raccorderai col comune, ti farà lui da sensore, ma non è lui che emette la cartella esattoriale per la tua esigenza di gettito. Per questo è un cortocircuito concettuale. Questi cortocircuiti concettuali sono gravissimi, dico, per la democrazia. Altro aspetto poi che si è inserito qui dentro è quello dei tagli. I tagli che sono avvenuti, ormai il grido, l'allarme, l'ho detta, appunto, lo ricordava Ferri, un'istituzione che non è mai stata tenera coi comuni, cioè la Corte dei Conti. Corte dei Conti, nella relazione che fa, 29 dicembre 2014, dice agli enti territoriali è stato chiesto nelle manovre degli ultimi anni uno sforzo di risanamento non proporzionato all'entità delle loro risorse. In base a scelte andate a vantaggio di altri comparti che compongono il conto economico consolidato dell'amministrazione pubblica. E ha auspicato che futuri interventi di contenimento della spesa assicurino mezzi di copertura finanziaria in grado di salvaguardare il corretto adempimento dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali. È la Corte dei Conti che lancia il campanello d'allarme sullo Stato sociale. Ma non solo, l'altro aspetto drammatico che denuncia la Corte dei Conti è che tutte queste manovre poi alla fine sono andate a finanziare, in certi casi, tagli fatti alle imposte statali. C'è il bonus degli 80 euro, adesso il taglio dell'IMU, chi è che lo fa? Non è che il merito se lo prendono i comuni, il merito è del governo centrale in questo caso, no? Che guadagna popolarità. Ma abite a spese dei comuni, che se poi si trovano con meno risorse devono aumentare la pressione fiscale locale, e anche questa è una cosa che denuncia
la Corte dei Conti, e lo denuncia con molta chiarezza. A un certo punto, nella relazione che fa sul coordinamento della finanza pubblica 2015, dice: l'aumento della pressione fiscale locale, e ditemi se questo non è cortocircuito della democrazia, è stato il frutto di scelte operate a livello centrale, piuttosto che espressione dell'autonomia impositiva degli enti decentrati. Questo è un cortocircuito della democrazia, certificato dalla Corte dei Conti con queste affermazioni. L'altro grande errore che è stato compiuto a un certo punto, perché in questo continuo cambio delle basi imponibili, cosa è successo? Che non tornavano i conti. Allora, questa è la mia lettura della vicenda. Per farli tornare hanno detto ai comuni: vabbè, manovrabilità a tutti. Quindi è dato manovrabilità a 8.000 comuni italiani. Esito che la IUC, che ancora si chiama imposta unica municipale, paradossale unica, ha 200.000 aliquote, ha 9.700 detrazioni diverse, ha 1.200 categorizzazioni di immobili diverse. Cioè è creato l'inferno fiscale, perché ogni comune è stato messo contro un principio della 42, che mi ricordo avevo fortemente voluto, che diceva: la manovrabilità è concessa in relazione alla classe demografica, perché non puoi concedere manovrabilità di questo tipo a 8.000 comuni e avere 8.000 regimi diversi, perché crei l'inferno fiscale. Le associazioni di categoria, i commercialisti, hanno mandato la lettera ai loro contribuenti dicendogli: non chiedermi di calcolare l'IMU, ti costa più il calcolo che non l'IMU stessa. Questo è stato l'esito. Vede, perché ogni comune ha fatto 8.000 in Italia, dove è una situazione di polverizzata di comuni piccoli, dai a tutti autonomia fiscale anche sul regime delle detrazioni. Hai creato l'inferno fiscale. No, quindi questa imposta, l'ultima trovata, questa imposta unica, IUC, che si chiama ancora paradossalmente unica, perché lo scopo del decreto 23 era questo: semplificare, cioè faccio entrare l'IRPEF sui redditi fondiari dentro l'ICI, lo do ai comuni, fiscalizzi i trasferimenti che prima avevo, no? Semplifico il sistema, IMU principale e IMU secondaria. Per quello lo chiamo imposta unica municipale. Oggi è rimasto il nome, ma la sostanza è completamente diversa, è un'imposta che è tutt'altro che unica, perché ha 8.000 regimi diversi, no? E questo dice come, secondo me, dell'approssimazione che sta guidando tutto questo sviluppo. Altra alterazione della democrazia locale: i fabbisogni standard dovrebbero essere qualcosa che aumenta il livello di democraticità del sistema. Per principio vedo pago voto. Quando paghi lo puoi misurare rispetto ai fabbisogni standard. È un parametro in più che hai a disposizione. Quindi aveva un senso nel momento in cui l'imposta era tracciabile, non era alterata da una compartecipazione statale. Ma se tu mi fai un'imposta alterata dalla compartecipazione statale, a che cosa servono più i fabbisogni standard? Che non hanno più il parametro adeguato di confronto, che è l'imposizione che viene praticata a livello locale. Quindi è anche un'operazione come quella complicatissima, riuscita a mio avviso, pur con tutti i limiti che ha, che era quella dei fabbisogni standard, che aumentava il livello di democrazia, cioè di accountability, è naufragata per effetto di questa alterazione dei principi del federalismo fiscale. I fabbisogni standard oggi a cosa servono, se tu hai un sistema impositivo che è completamente alterato? Se lo Stato poi adesso toglie anche, come diceva Livia, l'IMU sulla prima casa, il quadro è il KO tecnico a questo punto al sistema. Io penso che a questo livello credo che veramente sia difficile pensare a interventi di manutenzione al livello in cui siamo arrivati. Se uno prende questo famoso decreto di riparto del fondo perequativo, io ci metto 3-4 giorni a capire come funziona, capite? Io ci metto 3-4 giorni perché ormai è un elenco talmente ampio di leggi con cui dentro alcune che richiamano criteri dichiarati incostituzionali dalla Corte, come riferimento ai dati SIOB, quindi c'è un tasso di possibilità di ricorso amministrativo e possibilità di vittoria straordinaria se non andasse a impugnare quel decreto. Capite? Però tu lo prendi e trovi visto, è illeggibile. I rimandi, cioè ormai è così intricata la matassa che va azzerata, a mio avviso. Devi azzerarla e ripartire con qualcos'altro, quello che proponevi tu, qualcos'altro però. Non si può, secondo me, più sistemare
con un mero intervento di manutenzione. Certo che tutto questo quadro viene complicato, e lo diceva bene Franco Gallo, da questa riforma costituzionale. Cioè la riforma costituzionale, anziché aumentare il livello di responsabilizzazione degli enti locali, lo diminuisce. Noi dovevamo iniettare responsabilità nel sistema, perché il titolo quinto non ha funzionato per mancanza di responsabilizzazione e per la mancanza del Senato federale. Tu dovevi iniettare responsabilità, perché il federalismo fiscale è arrivato 9 anni dopo l'entrata in vigore del titolo quinto. Quindi tu hai andato avanti con un decentramento legislativo fortissimo, ma un sistema che era ancora quello, gran parte di finanza, perlomeno più derivata che non rispetto a quella che metteva in piedi la legge 42. Tant'è che la Corte spesso l'ha detto è urgente, no? Anche tu lo ricordai per tanti motivi. Noi siamo andati avanti per 8 anni, anche qui per contingenze politiche del tutto banali, a non avere l'attuazione del federalismo fiscale, cioè della responsabilità. Adesso il quadro cosa fa? Ti fa ritornare indietro rispetto al principio di responsabilità. Coordinamento della finanza pubblica diventa statale. Anche qui è un cortocircuito concettuale. Mantiene comunque un decentramento che rimarrà importante su certe materie, ma la finanza centralizzata. Cioè torniamo a 73, è un cortocircuito. Questa fatta esplodere la spesa, non l'ha contenuta, no? Però c'hai dentro l'altra cosa che citava Franco Gallo, che qui secondo me va approfondita, perché la legge 243 è una legge altamente asimmetrica rispetto a quello che chiede allo Stato. Lo Stato può fare politiche anticicliche, lo Stato ha un principio di equilibrio, non di pareggio di bilancio. Lo Stato può indebitarsi in determinate condizioni, gli enti locali no. Gli enti locali no, hai il pareggio contabile di bilancio, non puoi indebitarti, c'è quel meccanismo assolutamente anacronistico, come l'ha definito Franco, cioè che tutto il comparto regionale, per cui il debito del vicino impedisce il debito a te che sei virtuoso, anche qui deresponsabilizzazione, no? Poi sta bloccando il sistema, c'è una fortissima alterazione. E da questo punto di vista c'è l'altro aspetto che va considerato, anche dell'accesso alla Corte Costituzionale, perché bilanci regionali facilmente arrivano. Adesso il bilancio del Piemonte è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale sull'aspetto in cui ha usato i fondi del decreto 35 del 2013. Ma sul bilancio statale un controllo analogo è difficile che la Corte lo faccia, arriva troppo tardi, è troppo grossa la questione per intervenire. Capite? Quindi abbiamo questi enti locali che anche per effetto di queste modifiche stanno subendo una asimmetria di trattamento. Allora, a mio avviso ci sarebbero dei piani su cui occorre assolutamente intervenire, a prescindere anche dalla riforma costituzionale. Prima la determinazione dei LEA e dei livelli essenziali in tutti gli ambiti in cui occorrono. Questa dovrebbe essere una priorità. Perché nella misura in cui io ho i livelli essenziali, lo Stato, come si diceva prima, è obbligato a garantire il finanziamento. Ma se lo Stato non ha definito i LEA, può rimanere sempre a fare questo giochetto, taglio le imposte statali facendolo pagare col taglio al buio che faccia i comuni. L'unico modo per bloccare il giochetto è la definizione dei LEA, che sono funzionali al principio di uguaglianza, che qui è un principio fondamentale dentro il sistema del federalismo. Differenziazione, ma c'è una base di uguaglianza che è uguale per tutti, sono i LEA. Questo non è mai stato definito, ce l'abbiamo solo nella sanità, in cui sono stati definiti prima della riforma, poi aggiornati malamente, e adesso si ritorna col taglio che viene fatto sulle regioni, sul fondo sanitario, a completamente una nuova asimmetria che non rispetta il principio del finanziamento statale dei LEA, no? Quindi secondo me il primo punto sarebbe quello dei LEA e il secondo sarebbe quello del coordinamento della finanza pubblica. Però una norma come quella che viene introdotta nella riforma costituzionale, e qui concludo, È pericolosa, perché se tu dici coordinamento della finanza pubblica è totalmente centrale, la Corte Costituzionale, quando c'era Franco, aveva fatto delle bellissime sentenze contro i tagli lineari, proprio basandosi sul fatto che erano principi di coordinamento della finanza pubblica, e quindi non potevi fare misure troppo puntuali di taglio lineare. Per esempio aveva dato i 3 anni, puoi farlo per 3 anni, aveva bloccato temporalmente la misura di taglio, non può essere definitivo. Poi gli dava
l'indicazione. Gli dava l'indicazione. Decidevi soggetto ente. Ente cosa, ma cosa tagliare. Se tu me la riporti nella competenza esclusiva dello Stato, hai legittimato i tagli lineari. A questo punto la Corte cosa si appiglia per dire il taglio lineare non va bene? No? Taglio lineare che è quello che scaccia la spesa buona e mantiene quella cattiva. Che è incostituzionale. La norma costituzionale è incostituzionale. Appunto. Quindi allora io dico, riprendiamo le cose della Corte dei Conti, che dice tagli lineari sproporzionati che non garantiscono i servizi sociali, aumento della pressione locale, fiscale locale, a scapito, per scelte non dell'autonomia impositiva locale, questo è gravissimo. Rileggiamo l'articolo 5, dice la Repubblica adegua, l'articolo 5, adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Dobbiamo decidere se stiamo qui dentro oppure no.